Sono 101 i letti dedicati ai pazienti Covid all'interno dell'ospedale San Donato di Arezzo. Da oggi 17 posti in più in malattie infettive. Ci stiamo preparando a sopportare un incremento maggiore di ricoveri rispetto alla prima ondata e un'attività di preparazione. Analoga attività stiamo facendo per le terapie intensive. Come è noto, sono in corso di realizzazione 8 nuovi posti di malattie, di terapie intensive e altri ce ne saranno anche in questo caso per aumentare la potenzialità del servizio del San Donato. I posti letto sono collocati nella palazzina di malattie infettive al piano terra. Fa parte degli interventi che abbiamo messo in piedi sull'ospedale d'Arezzo per aumentarne le sue potenzialità, aumenta il numero dei posti letto di malattie infettive di degenza Covid, dove saranno ospitati sin da subito i pazienti che necessitano di cure mediche per l'emergenza Covid. Quello che possiamo definire il reparto Covid o la bolla Covid è indubbiamente, dal punto di vista numerico, il reparto più consistente di tutto l'ospedale. Occupiamo l'intero sesto settore del nostro ospedale, quello che gli aretini tradizionalmente conoscono come il settore delle malattie infettive e pneumologia. A questo momento sono 65 ricoverati in quel settore, anche se chiaramente i ricoverati sono sempre un numero fluido perché ci sono le dimissioni in programma e le ammissioni. Quindi diciamo che è una fotografia di questo momento, 65. L'età media è più bassa rispetto alla prima ondata, questo è vero, non con grandissime differenze, però è lievemente più bassa. In realtà il gruppo dei ricoverati è abbastanza eterogeneo, quindi ci sono sia pazienti anziani che pazienti più giovani, sui quali però chiaramente la gestione clinica e terapeutica ha il vantaggio di avere alle spalle l'esperienza della prima ondata, quella di marzo-aprile. Stiamo registrando un'evoluzione in questo senso, è chiaro che avere patologie pregresse o concomitanti è un fattore di rischio aggiuntivo per complicazioni legate all'infezione Covid, però abbiamo registrato anche ricoveri in pazienti che non avevano importanti patologie concomitanti, sui quali peraltro la terapia ha avuto modo di avere la sua efficacia in tempi più brevi rispetto ai pazienti più complicati.